il rischio che stiamo correndo è che nella provincia di Piacenza si dia vita a un terzo inceneritore, dopo l'inceneritore ufficiale, Cementi Rossi. Anche Buzzi Unicem vuole bruciare 60.000 tonnellate annue di rifiuti. I comitati sono ancora in lotta perché questo progetto venga bocciato dalla provincia di Piacenza e dalla regione Emilia-Romagna. In questo momento siamo in una fase un po' di silenzio, visto che è da dicembre che la conferenza dei servizi non si riunisce più a Piacenza, ma deve ancora riunirsi per dare gli ultimi aspetti tecnici del progetto, dopodiché il progetto dovrebbe passare in regione, dove la giunta regionale darà o meno l'approvazione politica al progetto. Noi stiamo ancora aspettando che tutte le nostre osservazioni trovino risposta, molte non le hanno ancora trovate, quindi siamo ancora in battaglia perché questo progetto venga boicottato. Oltretutto la vostra partecipazione non sempre è consentita. Assolutamente no, noi non possiamo entrare nelle segrete stanze, noi siamo sempre fuori dai palazzi, la nostra partecipazione è consentita solo per iscritto, ma stiamo scrivendo veramente tanto, ci stiamo facendo sentire adesso anche dai consiglieri regionali, dagli assessori che avranno la responsabilità dell'approvare o meno, speriamo, il progetto, e ci stiamo facendo sentire ancora dal punto di vista tecnico, visto che gli ultimi scritti della conferenza dei servizi non hanno ancora risolto le mancanze, gli errori e tutto quello che non va, secondo noi, nel progetto di Buzzi Unicem. I comitati sono anche attivi non solo nella critica e nel dire no, perché questo progetto può solo avere un no definitivo, ma stiamo cercando anche di offrire alla Val d'Arda delle alternative. Quindi iniziamo a proporre delle iniziative, la prima delle quali sarà sabato sera, 16 aprile, in Teatro Comunale a Lugagnano, dove per la prima volta avremo una bella compagnia, i Trattori di Piacenza, una compagnia di improvvisazione teatrale che per la prima volta assoluta in Val d'Arda proporrà un bello spettacolo divertente, comico, di improvvisazione teatrale. Questo ovviamente esula dalla tematica ambientale, dalla lotta politica, però è un modo per noi, per, innanzitutto per raccogliere un po' di fondi, perché la lotta costa, visto che dobbiamo fare volantinaggi, abbiamo un sacco di spese, e è un modo per dimostrare alla valle che cerchiamo di avere una visione diversa della comunità, della società e del nostro futuro.